consecutivo, però è stato meno dolce questo risultato utile oggi per il pareggio con la Reganatese, secondo pari casalingo consecutivo, soprattutto la prima partita in stagione del Teramo in cui i biancorossi non vanno in gol. Sì, sappiamo che ogni partita è difficile, soprattutto in casa, come dicevo prima, veniamo da un campionato in cui eravamo abituati a vincere praticamente tutte le partite giocate qui allo stadio e quest'anno non è così, è difficile contro tutte le squadre che sono ben attrezzate e sì, ci sono partite in cui è difficile fare gol e l'importante è poi non prenderli, quindi ci tenevo particolarmente perché erano tre partite che appunto subivamo una rete, almeno una rete, e quindi era importante anche dare un segnale alla squadra che sappiamo essere solidi in queste situazioni. Prova di maturità, la continuità c'è e vi arride, ma cosa secondo voi non ha funzionato quando parlavi appunto di qualche difficoltà, fatto magari di trovare pochi spazi nella retroguardia della Reganatese? Ha avuto veramente un baricentro molto basso, che ha creato magari qualche problema. Sì, loro erano molto bravi su queste transizioni, erano bravi a compattarsi dietro, consapevoli comunque del fatto che noi abbiamo un reparto offensivo pericoloso sia tra le linee che in profondità, quindi hanno scelto anche di aspettarci magari con un blocco più basso e facevamo fatica sì, a trovare spazi tra le linee e magari con un pizzico di fortuna e di lucidità in più magari avremmo potuto portarla a casa. Prossima domenica prossima c'è il big match di Terra delle Palme, prima contro seconda, ci sarà una cornice di pubblico straordinaria, magari un piccolo appello da parte tua affinché ci possano essere i tifosi al Teramo. Sì, speriamo che ci possano seguire in quella che forse è una delle partite più belle del girone e sicuramente in settimana inizieremo a pensarci poi con il dovuto tempo. Ora c'è ancora un po' di rammarico per non aver portato a casa questa vittoria e ricaricheremo sicuramente le pile per poi arrivare domenica a carico.